Ciao Pietro. Il gioco per la prossima volta. Quale vorresti fare? No, non puoi voler fare quello, Pietro, no. Non lo accetto, Pietro. Non quello lì, Pietro, no. Non quel gioco, no. No. Pronti? Siamo pronti. Ciao a tutti per questa seconda puntata di Giochiamo giapponese e giochiamo anche nudi. Perché? C'è un motivo per tutto questo. Già lo stanno vedendo, vedono questi figuri che scorrono nello schermo. Questa musica ricorda molto Solletico, se ci Sì, fai caso. solletico, Guadavi ha solletico. deciso di fare il cosplay dei personaggi, ecco, di questo gioco, quindi ci si è Esattamente. vestito a tema. Io invece mantengo sempre un Sì, decoro, sì. quindi ho preferito di no. Lui bilancia Bilancia è il la termine mia giusto, visto che si indecorosità. tratta di bodybuilding. Allora, che cazzo stiamo Che facendo? cosa stiamo Che cazzo guardando? state guardando? Stiamo guardando tutti quanti. Allora, questo gioco è, come ci sarà scritto sotto nella descrizione Sì, del video, sì. Choaniki. No, scusate, ho Cosa c'è? premuto un Allora, lascia, tasto per poi se ne va. sbaglio. Choaniki, vuoi dirlo tu il sottotitolo? Il L'avresti sottotitolo? imparato? Kyukoku No. Muteki Ginga Saikyo Otoko. Scusami, carissimo, ma sei tu No, ormai l'hai imparato il quante volte l'hai provato. protagonista. Allora, questo gioco riguarda, è uno sparatutto a scorrimento orizzontale giapponese. Non so se alcuni capitoli sono stati Portati in esportati, Occidente? questo credo di no. Il titolo Choaniki significa Super tipo super fratelli. fratelli, fratelli muscolosi, fratelli. Non sono questi due, però, sono gli altri due che vedo. Quelli Questi sono gli sono a aiutanti. po', questi sono. E il sottotitolo significa il più forte e invincibile uomo della galassia, più o meno. Allora, di cosa parla questa serie? La serie parla di questi due fratelli, Idaten e Benten, che sono due Ben ten, divinità. non Ben ten, Esatto. quello un Sono due altro. divinità, più o meno, un uomo e una donna, che devono combattere contro Botei Biru. E qua bisogna subito spiegare il significato di questo nome, perché è un gioco di parole notevole. Allora, Tei in giapponese significa imperatore. È quello che si legge Mikado, quello sì, dei bastoncini. Sì. Ok, Botei significa imperatore Bo. Biru sarebbe Bill. Però in giapponese, Imperatore Bill. imperatore Bill, ma in realtà in giapponese bodybuilding si dice Bodibiru. Quindi Botei Biru è una parola che ricorda Body Biru, cioè bodybuilding. Quindi è un gioco di parole ovviamente intraducibile in Nel italiano. frattempo su schermo. Questo è Botei Biru. Come vedete, lui cos'è? Lui è un campione di bodybuilding che praticamente per mantenere la giusta quantità di proteine, sfrutta gli altri pianeti per prendere le risorse proteiche che gli servono. Quindi i due fratelli vengono chiamati per combatterlo. È questo quello che ci sta dicendo qui. Quello che vi sta raccontando Pietro. No, questo riguarda il capitolo che stiamo giocando. Ah, Dice che è quindi ambientato prima che Botei Biru diventasse Botei è Biru. un Quindi prequel è una specie questo. di prequel. Sì. Perché appunto gli altri capitoli di Chovaniki sono su Super Nintendo, Su TurboGrafx. su Quindi sono TurboGrafx. usciti prima. Questo è il primo che utilizza tra l'altro il motion capture. Perché come vedete ci sono dei personaggi veri, cioè degli attori. Sì, Non sulla si chiama motion capture questa No, tecnica in realtà. no, No, perché è quella che c'è anche in Mortal Kombat. Cioè prendono dei veri. Non mi ricordo il termine tecnico. Rendering. Vengono ripresi dei veri attori e trasferiti nel gioco. L'effetto è estremamente trash. Ma questo è il tipico gioco che si è vestito dai marocchini, tipo nel 98. Me lo sei comprato Tu non subito, sapevi l'avrei cosa infinito compravi a infinite quell'epoca. volte. Quindi ci accingiamo a giocare Chovaniki Kyukyoku Muteki Ginga Saikyo Otoko, ovvero il capitolo del PlayStation, uscito nel 95, creato dalla Sakaya, mi pare si chiami la casa. Pubblicato da NCS e anche da Hudson Soft, addirittura alcuni capitoli. Bene. È classificato come Bakage,
ovvero Bakagemu. Stupido, che è una categoria simile a Xoge, che invece è gioco di merda. Questo è un Bakagemu. Cioè, i Xogemu sono giochi anche tipo ingiocabili. Questo invece è un gioco vero, come abbiamo visto, già è abbastanza difficile. Quindi non sappiamo se riusciremo. Tutto quello che stiamo guardando è difficile, sì, anche nella comprensione. Non sappiamo se effettivamente riusciremo a finirlo, perché ovviamente molto difficile. Anche questo è blind run, non sappiamo. Abbiamo visto che è molto difficile. Su internet recentemente ho visto una run senza morti. Bene, e noi ci riusciremo sicuramente, quindi già dichiariamo la sfida. Vabbè, ciancio alle bande e cominciamo. Io prenderei start a questo punto. Lui è già carichissimo. Allora, abbiamo due tasti. Allora, intanto abbiamo due cosa player. Succede qua? Cosa sono quelle in basso? Le opzioni? Gli altri due non lo so, perché sono scritti cioè, sono scritte strane pure le opzioni. Non capisco cosa vogliono dire, credi. No, cioè, sono parole strane. Proviamo così, proviamo a cliccare magari... Ah, opzioni, dai. Normal... Queste sono le opzioni. Le vite. Sì, okay. Proviamo a metterci un po' più vite. No. Si parte standard. Si parte standard, vabbè. E l'altro moriremo miseramente. Oh mio Dio! Tipo la gal, il making of. Il making of del gioco. Cosa sto vedendo? Cosa cazzo stiamo vedendo? Questa bambina tipo sarà cresciuta traumatizzata a vita. Non ho parole. Cosa stiamo... Questo sei tu? Questo sei presente tu? Oh! Guarda come... Anch'io lo so cosa fare. Sta succedendo? Io mi sto eccitando, cioè non posso... Ah sì, mi ricordo quando ho fatto questo... Sì, tutto questo, non lo ricordo. Durerà molto... Spero di no, perché sono tipo i contenuti aggiuntivi. Credo che ogni secondo di tutto questo mi distrugga delle cellule cerebrali. Partiamo cortesemente. Due play. Allora, vuoi Idaten? Scegliere... Io voglio Benten, la donna, quindi io due play. Allora, così, che scelta ho? E ci guardano. Ci guardano mentre vediamo questa scena che prima l'abbiamo vista. Traduco alla fine a quello che ho capito, perché questo gioco è strano pure. Ti dice quello detto prima, che hanno chiamato Idaten e Benten per combattere contro... Sono stati chiamati a questa specie di dea. Burafma. Burafma. Sarebbe tipo Brahma. Forse okay. È Brahma, sì. Burama. Sono partiti dalla piattaglia aiutata da questi, dalle due PC Read e dai due muscolosi. Tutto questo come si traduce in termini di gameplay l'abbiamo visto prima. L'abbiamo visto. I Kinari Boss, però prima è il boss. Dice ingresso improvviso del boss. Questo è il boss, cioè Boteibiru. E noi lo stiamo guidando. Però come abbiamo visto prima, quando muore finisce. Vedi? Non lo so che cazzo succede se andiamo avanti, però il gioco inizia. Non prendere tasti perché mi ricordo che adesso parte una cazzina. Ah, vero, vero. Povero Boteibiru. No, sono solo loro che lo osservano. Vabbè. Allora. Cos'è? 3 2 Tra l'altro sono gli ideogrammi vecchi dei numeri. Zero. Sono gli ideogrammi vecchi dei numeri. Non so quelli usati attualmente in Giappone. Pietro, che sta succedendo? Questo è uno dei nostri, che è stato... Ha detto Damena... Ma che cazzo è ripartito? Pietro? Perché è ripartito? Prima non era successo. Che abbiamo... Allora, facciamo così, non guardiamo quella scena. Può essere che quello era un countdown tipo per continuare. Ah... Ma continuare cosa? Allora, prova a non farmi uccidere, vediamo cosa cazzo... Posso provarci io? Ok, mi sto ammazzando. No, non ci guidiamo, stiamo. No, lo possiamo controllare entrambi, lo so, per questo. Mi sto ammazzando, ma credo sia così fatto apposta. Cioè devi morire, però nel momento morire, in cui ti chiede di continuare, devi continuare. Devi una cosa stranissima. Credo di aver capito che puoi farti colpire, ma non ti devono colpire le parti basse. Ma è infinito, guarda. Sì, no, è infinito, è infinito. Non ha senso questa cosa. Allora facciamo colpire. Ah, vai. Colpito ai coils. Ok, questo è il countdown. Okay, premiamo A. Okay. Dovremmo
iniziare. Perché è come se avessi perso. Che follia. Eccoci. Yay! Allora, io sono quella di sotto, tu sei quella di sotto. Allora, con abbiamo due attacchi. Un attacco che ho già battuto. Ah, un attacco normale e un attacco mossa, che è questo. Questi raggi che ho sparato. Ah, come vedi il gioco è molto difficile. Tra l'altro non ci sono tipo delle bombe, dei colpi da lanciare sotto. Questo rende ancora più difficile. Perché c'è un Michelangelo là sopra? Lo vedi? Tipo il... Io vedo un sacco di cose, ma proprio un Michelangelo... No. Mi hanno abbattuto di nuovo. Tra l'altro tu nuoti, stai tipo nuotando in aria. Però usa ogni tanto la mossa. Ah, questi sono power up. Power up... Che droppano. Io pure voglio... Oh merda. Chi è questo? Non so, ma ci dice che sta per arrivare un boss. È una testa un po' strana. E poi ride. Cosa cazzo? Oh merda. Questa musica molto WarioWare. Non so se è presente. No. Cosa sta facendo? Non lo so. Che cosa... Sta godendo. A notare i peli... Cosa cazzo? Cosa cazzo? Pietro, ho paura. Cos'è successo? Perché un pene a forma di... Apprezza i peli nelle ascelle del tizio. Sta sparando queste bolle nere. Dobbiamo romperle. No, se le spari si ingrandiscono e ci impediscono di colpirlo. Allora non le spariamo, però... Passa in mezzo. Ma i nostri support che funzione hanno? Cioè... Non lo so, ne ho uno... Ne hai uno là, premi altri tasti. Non lo so, le uno. Sta per uscire il pene umano. Mi hanno preso. Perché è morto? Ma quella gamba ci fa male. Te lo ricordi? Te lo ricordi il boss di Parodius, la sì, donna che alza la gamba così? Parodius è uno dei miei giochi per Super Nintendo. Sparai con X. Fai sta mossa. Ma perché goga? Ma Davide non muore. Cioè non si... Ok. Il cazzo che non muore. Il cazzo è là. È morto. Se l'è meritato. Siamo in un cazzo. Ah, noi passiamo direttamente al secondo livello, va bene. Il mio sparo fa schifo, e anche il tuo. Anche il mio, perché sei morto. Ma credo che la ci troppo mi proverà. Minchia, è difficile. No, più che altro è difficile... No, hai fatto male. Allora, è difficile capire cosa sta succedendo sullo schermo. Ecco, mettiamola così. Hanno dei peni a forma di missile, l'ho visto. Voglio il power up. Eccolo. Forse ci stiamo potenziando. Sì, vabbè. Il pubblico si sta scaldando. Sento delle voci. Lo senti anche tu? Io vedo dei tizi proprio. Stanno aumentando, tra l'altro. Prima c'erano pochi, ora sono tantissimi. Quello è Gail sopra. Questo penso che dica questa cosa. No, ci che... dice il nome del boss. Ah, okay. Che però non riesco a interpretare. È lui il boss. Cosa cazzo è? No. Perché vado da quella parte? Oh merda. La musica. La formazione triangolare. Sì, stanno facendo un triangolo umano. Rendiamoci conto. Guarda, sono tutti personaggi, sono tutte persone vere, Davide, renditi conto. Che quelle sono tutte persone vere. Che hanno fatto questa cosa. Questo sembra più facile nel del 95. Il primo boss. Spara io la X, cortesemente. Non ce l'ho più manco io. Non ce l'ho. Ha detto che la sparano. Più facile questo. E fanno. È più facile, sì. Molto Pietro, tu lo sai che io stanotte mi sognerò queste cose. Sì, però. Anche io. Ora ho capito perché questo gioco ovviamente non è mai uscito dal Giappone. Come ti dicevo l'altra volta in privato, i giapponesi si sono sbizzarriti sulla Play 1. Cioè è difficile trovare. Forse solo su Nintendo DS ci sono pure follie a questo livello. Ma c'è un Chowaniki per PS2, per Nintendo Wii? Per PS2 e per PSP pure. No, Nintendo Wii è questo, che è stato fatto pure... Ah, un remake? Sul Virtual Store della... Ah, ok, ma è fondamentalmente lo sul stesso. Virtual Console. Ma i boss per caso hanno un casino di HP? Sì, questo gioco penso non sia equilibrato. No, dobbiamo ucciderlo uno per uno, credo. Cioè, se uccidiamo sta quelli... Sta fumando, però sta fumando, quindi sta per morire. Se uccidiamo quelli in basso, quelli sopra cadono. Beh, no, è tutto un tutt'uno. Cosa dicono? Perché, cioè, sono anche voci. Non lo capisco. Bentornati a Giochiamo in giapponese. No, questa volta il focus non... Parlano troppo strano. La musica è bellissima. È Yeah! Il tuo personaggio fa degli strani versi quando... Sì, quando prende... Comincia a credere a quelle...
Gotch, sì, no? Qualcosa di... Ma perché no? Hanno vero troppa vita, non è normale la cosa. Anche il mio support è andato là. Guarda. Ora ho la mossa. Muori, ho la mossa. Non è morto. Comunque hai ragione, alcuni muoiono. Guarda, quelli là li abbiamo distrutti e gli altri, quindi li dobbiamo distruggere tutti. Infatti neanche colpi sono di meno. Il tuo support... Sono passato in mezzo. Grande. Sbaglio o rallento quando i miei angeli vengono colpiti? Non lo so, Pietro, non... Può essere che stiamo sbagliando qualcosa? Sì, ce n'è uno. Giocare questo gioco. Sì, a parte giocare a sto gioco, dovremmo colpirne uno in particolare. Ma io stiamo sparando da 2 ore a tutti. Quasi tutti sono, vai, 2 ne sono rimasti. Okay. Morto, ne è rimasto uno, vai, muori. È morto. È morto. Cioè, vedi sott'acqua, in fondo al mare proprio. Guarda qua. Sì, cose strane sullo sfondo, va benissimo. I nemici sono temati, sono questi tizi pelati, muscolosi, cioè questi scagnozzi di Boteibiru. Guarda, ci sono quelli versione sirena. Ushigaeru. Ah, Rana Toro. E infatti è orrenda. È una rana toro lumaca, però. Che cosa? Che schifo! Per. Eh? Cosa schifo? Muori. Ora scatta, attento. Se andai si lancia. Sta facendo una cosa. Io mi allontanerei. Si sta bugando il gioco. Se andai si lancia. Ecco, sapevo, inculava me. Ma. Beh, è a ricerca! Ma non è possibile! No, no, scappa, scappa. Game over. Io ho fatto game over. No. E adesso? Adesso sei solo. Buon divertimento. Devo continuare da solo. Sì, ti sta lanciando dei girini infiniti. Non durerò molto. Sparai con X. Presto. Non ce l'ho. No. Game over. Ah no, continuiamo. Start. Ok. Riprenderemo da questo stage, spero. Ok, dai, ce la possiamo. Io ho sempre game over. Com'è sto discorso? Perché? Per adesso gioca da solo, che ti devo no, dire. No, non voglio giocare. No, vai, forse. Riammazzati, vediamo. Riammazzati. Quel pesce è bellissimo. Il discorso è che le hitbox non sono molto chiare, sì, perché. Sì, ma perché siamo anche lunghi? Sì. Oh oh. Dame Nanoka. È tipo non va bene. Non... abbiamo parlato. Oh yeah. Lo riproviamo? Ok, secondo sì. tentativo. Secondo stavolta... tentativo metti modalità facile. Normal. Easy. No, easy no. Normal, ma mettiamo le vite. No, la modalità normale. Rischiamo di non proviamo normale a finire... con tutte queste vite. Poging. Ah, beh, dai, i comandi. Ma vedi che puoi muovere i tizi. Ah. Puoi anche accelerare. Puoi rallentare e accelerare. Questo rallenti. Allora, L2 rallenti. R2 va veloce. Ci guardano. Allora, tentativo 2. Abbiamo provato un po' di settaggi. Abbiamo aumentato le vite. Siamo sempre in modalità normal. Però abbiamo aumentato vite e continua. Questo ormai sappiamo cosa cazzo è, lo facciamo morire sicuro. Vuoi guidare un po' tu che non l'ha guidato? Sì, va bene. Sono il grande Boten. Boteibiru. Tra l'altro in giapponese, appunto, building si dice biru, anche palazzi. Quindi forse tutti questi razzi servono a ricordare ancora il più significato. Capisco. Beh, mi sono rotto il cazzo. Il cazzo, Boten, sì. Cioè, se qua non continui, ti fa tornare almeno. Perché come fossi tu? A morire in qualche modo. Vabbè. Si capisce oggi. Quelle palle no, non le colpire perché si ingrandiscono. Stiamo andando un po' meglio. Non saprei. Attento al pane. Tu spara sotto, io sparo qua in faccia. Ok, ho capito come. Ah, Ichi-ni-san sta contando. Ichi-ni-san. 1, 2, 3. Ah. Mi sembra sia molto meno tanto, vero? Perché ci siamo piantati. Io sono ancora velocissimo. Ok, spiegato. È tipo le marce della macchina. Allora, così sei normal. Se premi L2 deceleri.
Se premi R2 torni al normal e se lo ripremi vai veloce. Ah, ok, capito? ok. Tipo, ah, vengono segnate in alto nel nostro contatore le marce. No. Premi il tasto. Ah, lo vedo. Ok, e questi qua le 1 sì, sì, è cambia per mossa, cambiare la super mossa. Ok. Di solito è morto. Ah, gli hai sparato. No, gli ho fatto la mossa, ma non vedo. Perché l'altra mossa? Hai fatto un lampo. Sì, ma non. Forse questa proteggeva dai colpi. Può essere. Acero, decero. Retromarcia. Questo sistema. Con pallino ritornano messi bene, ma non so come fanno a cambiare posizione in effetti. Forse loro vanno a intercettare i proiettili. Ah, bello, con cerchio li rimette uno sopra e uno sotto. Queste ti fanno tipo da scudo. Sono degli scudi. Allora queste, con cerchio li richiami. Ah, smetti di fotterti tutti i miei power up. Oh, siamo morti molto di meno, abbiamo capito come manovrarli stavolta. Stiamo facendo progressi in tutto questo, Pietro. Sentiti fiero. Perché io mi sento molto fiero. Ok, qua possiamo massacrarli. Guarda che sparo che abbiamo. Allora, io posso dire che ho partecipato ai gloriosi tornei di Arcade Extreme di Sparatutto. Che organizza. Arcade Extreme era una realtà, per chi non la conosce, di una community arcade dove si giocava a vecchi giochi da sala giochi e si facevano anche tornei. Tra questi tornei c'era quello sui Sparatutto. Io sono arrivato in semifinale. Assieme a mio fratello ci siamo scannati nella stessa casa, nello stesso computer. Quindi queste sono croniche. Giocando ho capito che Cronachel. Piantandosi sui nemici si crepano prima. Sei no, sopra. Alla fine, mannaggia. No. Here we go. Si sono messi da quella parte, ma perché? Perché? Ti sono innamorati del boss? Forse è lui che li attira. È difficile da schivare sto coso. Vediamo, capiamo come schivarlo. È imprendibile, è scansabile. Dobbiamo essere più veloci. Aumentiamo la velocità. Io l'ho aumentato al massimo. Parti da sotto, lei ti inserisce. Però ora prende te, tipo. Ora ha mirato a me. No, ha mirato a tutti. È impazzita, mira a te. Beh, io le sparo finché. Al contrario. Comunque abbiamo la velocità 8 sin dall'inizio. Cioè... Io no, io arrivo a 5. Sono sono delle differenze tra i personaggi. Lei io cos'ho però in più. Cosa ho? Sei donna? Sono donna, quindi sono penalizzata. Oh, qua sotto non mi prende. E gli posso sparare le zampe. Prende te. Si mostra qua sotto. Ha preso me. Oh! Abbiamo trovato. Sì, ma spara lo stesso. Abbiamo trovato l'exploit del boss. Spara lo stesso. Spara. È graziosa questa. Anche questa rana è presa da una rana vera. Sembra, a te sembra una rana. È una rana. Rana toro. Anche se è una rana. Rana toro esiste. È un tipo di rana così. E questo coso a te sembra una rana. Però è una lumaca anche in questo caso. Yeah. Yeah, we go. Apprezza la musica. È molto. Ma io lo apprezzo rap. Tutto questo. Questo meraviglioso gioco. Pietro, guarda. Ah, è morta. Vai. C'è l'exploit per. Non lo spreco. È morta. No! Che ha fatto? Tutto finale. No! Mi ha fatto io. Sembrava che fosse morto. L'aveva mossa. La mucca. La mucca. Perché era rana. Rana mucca. Rana toro. Sono veramente troppi girini. Tu attira io. C'è un tizio legato sulla mucca. Cosa fetish? Tra l'altro sulla conchiglia c'è un ideogramma che sembra quello di cielo, che vuol dire anche vuoto. Sembra quello, ma non sembra neanche un ideogramma. Però ti pare normale che faccia un gioco con dei boss con così tanta vita? Siamo penalizzati nel momento in cui perdiamo. Questo abbiamo tutti i power giochi, up. Ma non ho mai visto uno sparatutto con nemici con così tanta vita. Oh, è crepata. E il tizio legato. C'era proprio un tizio legato sopra la mucca. Molto bene. Lo dice anche stage 3. Cioè così lui ci catapulta nei stage. Dico, sono dei gabbiani. Delle sardine, oh mio dio. Sì, però, cioè. Sì, no, lo improponi. Guarda, cioè, non spariamo. Cioè, stiamo soccombendo. Chi ha programmato questo gioco di merda? C'era il nome del programmatore.
Ora io ma come fanno in genere i giapponesi che mettono un soprannome? No, nome, c'è il nome, c'è il nome di sto stronzo. Bella quella statua. Ah, ma sai tu quelli grossi col tesoro? Guarda il tizio all'orizzonte. L'ho visto, è bellissimo. Cosa cazzo è un'insalatiera in culo? C'è una cosa bottiglia in culo. C'è una bottiglia in culo. Gare Woka. Che minchia è? No. Sì, sì, è la galera. Woka sta per worker, credo. E gale per galera, forse. Sai le navi, le galere. Allora, tu hai idea di quanto cazzo di vita avrà questa cosa e quanto poco lo colpiamo? Non lo voglio sapere. Forse dovremmo smettere di fare le blind run e vederci un po' prima i giochi. No, dopo è morto, è morto. Non è morto. Ah, è impazzito. Così presto, è impazzito, non è morto. Grande, ah, ma i supporti proteggono, no? Sono messi, sì. Sono messi davanti, stanno sì. proteggendo. Sono messi davanti, guarda, li sto... Cioè, se può essere che ti muovere tenendoli premuti, aspetta. No, non lo so come forse non sappiamo come utilizzarli, quindi... Cioè, io sono protetto, sono tranquillo, non sto facendo niente. Ma questi perché i miei non lo fanno? Perché i miei sono più fedeli dei tuoi. Io sto qua. Dunque, come va la vita? Ottimo. Quanto ci vorrà? Guarda. È morto, ha dichiarato Sierra. Muore gloriosamente. Non sia mai. Cosa ci aspetterà adesso? Non lo so, ma noi siamo pronti! Una caverna. Ci schianteremo su. Una caverna, la simbologia. Belli. Ah, qui sta Dracula, giustamente. Ci sono le coccinelle, la prima. Ma è impossibile. Oh, però siamo tutti avanti perché abbiamo messo 7000 punti. 7000 vite abbiamo messo. Guarda che belle queste libelle. Bruttissime. Madamade! Forse è game over. Tra poco, te lo sto dicendo. Forse riesco solo. Brutti, brutti. No, Pietro, non mi lasciare solo. No, questa. Valle di lacrime. Questa selva oscura. Già siamo arrivati al boss. Minchia. Qualcosa di insettoso. E infatti. Insettoso. E guarda là. Sembra insetto. Oh. Questo rumore è fastidiosissimo. Pietro, la prossima volta il gioco lo scelgo io. Ok. Cioè, te lo permetto, guarda al massimo. Però stiamo scoprendo che fondo può raggiungere la mente. No, i giapponesi non sono umani. Sono oltre. Questo rumore dà troppo fastidio. Devi vedere il gameplay di quello che non è morto nemmeno una volta. Esatto. E ammirarlo e scrivi sei bravo. Ma non muoiono mai questi tizi. Anche no, quando no. Guarda, c'è un tizio che corre e li produce correndo. Sì. La simbologia. Sono dei clone. Allude alla società che sforna cloni. Sì, esatto. Sono morto mentre facevo questo sproloquio filosofico. Tanto tu sei tipo, sembri Sandokan. Sembri i telefilm di Sandokan negli anni 70. I tuoi support sono diventati là, stavolta non ti proteggono. Non mi vogliono proteggere, sono schierati dalla parte del boss. Questa qua male. Di lore è una cosa importantissima. Ah! Aspetta. Il tizio, scansati, mi sa che fa questo Beyblade. Questo Beyblade? Beyblade. Però i diretti sono facili scanse. Io devo accelerare un poco perché c'è un proiettile orizzontale che è difficile da vedere. Attenzione. Lo vedo. Vorrei vedere assunto quelli per Super Nintendo. Se sono fatti pure così male. No, quello per Super Nintendo tutto è molto più chiaro e visibile. Perché usa, cioè, è fatto perché programmato, pixel art. Immagini. No, questo era sperimentale a livello estetico. Quello. Sono morto, game over. No, Pietro. Devi sopravvivere perché voglio vedere il prossimo stage. Sopravvivi per me. Ma la schiena mi sta facendo male, è un casino. La schiena? Sì, la spalla più che altro. Uso il gratta. Va bene. Serve per grattare quello, non per massaggiare. Ah, allora. No? Stai facendo. Questo dovremmo lasciarlo nel video. Certo, questo è la scena. Farei game over soltanto per non sentire sto suono. Ok, viene sparito. Shit. Non me la collo, Pietro. Faccio io, scambiamo. No, non possiamo ripartire. Ma qualcuno, io voglio che qualcuno che ha fatto questo gioco commenti e ci spieghi se effettivamente siamo noi scarsi o c'è qualcosa che non va nel gioco.
No, dobbiamo arrivare all'altro stage, vedere cosa c'è. Non è fondamentale nella vita, Pietro. Sì, non possiamo lasciare così. Altrimenti riproviamo stolta in easy, visto che siamo scarsissimi. Muori, più di tre. Questo è il support che non fa un cazzo, è un buco in testa. Allora, adesso lo riproviamo in easy, senza usare le mosse. Vediamo se rimaniamo con lo sparo triplo. Stiamo anche collaborando in maniera sensata. Tu c'hai uno sparo potentissimo. Ok, l'ho confuso. Hai confuso. È morto, vedi, è morto subito. Modalità easy, con lo sparo potenziato. Ci abbiamo ridotto di non so quanto la difficoltà del gioco. E questa è una cosa buona. In easy è fattibile, oh. Cioè, ora è un gioco normale. No, adesso è un gioco facile. Oh, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ok. C'è il rospo maledetto? Sì. Guarda quanto sparo io ora. Considerati già morta, rana. Io mi ci metto proprio sotto, qua mi metto, vedi? Perché sta mirando a me. No, vieni. Mi ha distrutto. Ah, vabbè, così. Guarda. Dicevi su... Stiamo facendo i fichi con modalità ultra easy, tipo. Sì. Oh, dai, si può fare. Distruggiamo tutto, bellissimo. Cioè, può essere mai che da easy cambia così tanto? Sì. A normal. Ah, è morto. Fammi prendere. No. È morto. C'era sempre il tizio che ci osservava. Oh! Allora dovrebbe essere nella grotta, no? Basta, io non ce la faccio più. Perché giochiamo? Però te è enduro, dai, fino alla grotta dobbiamo superare. Body, dobbiamo sconfiggere body Dharma. Body Biru. Lasciami tutti i power up cortesemente. Ok, mi sto ingrandendo. Si sta ingrossando. Si era sballato un attimo. Cazzo, dai che lo scricchiamo. Ah, questa parte è facilissima, vabbè, basta in più. Sì. Minchia, ti odio. Sparino. L'abbiamo ucciso. Aspetta. No, non ce n'è una terza. Non c'è una terza. No. Non ha alcun senso. No, non lo accetto. Non lo accetto. Tu gli devi andare di sopra e massacrarlo. Mi sembra. Tu hai lo sparo maggiore. Devasta. Scusami. Questa è una ciotola, esatto. Di merda? Vorrei la soundtrack, il CD. Io ne voglio 10 soundtrack. Le ordino domani su Amazon. È morto. La ciotola è morta. Cosa? No, cos'è questa musica? Cioè, non c'è nessuna tipo punta così, pa! Catapultato in... Come una catapulta! Dove andremo? Bellissimo! Sì, in una rotaia. Mi raccomando, distruggi i mostri grossi che mi devo prendere i power up. Ma già appende i power up. Ecco, i tantissimi power up. Guarda quei poverini! Quali stiamo uccidendo. Attenzione! No, è perché se ne vanno i power up, guarda. Sì, preferisco che rimani vivo che... Ho 6 vite, tranquillo. C'è un tizio là nel muro. Non l'avevo visto. Ho dovuto fare la mossa, scusa. No, non hai fatto bene succederà. Perché ho perso lo sparo. È una merda questo gioco. Non ho più il power option. Ti si andatevene. Sì, tranquilli. Macchina, esatto. Cazzo. Questo sembra forte. Ok, adesso possiamo colpire. Sembra dica 500. Sono pillole. C'è un tizio immerso a testa in giù. Sparerà qualcosa di grosso, e infatti. Sì. Una testa molto. Che cosa mi ha colpito? Mezza testa. La testa si sta sventrando. Dico 500.
Dico 500. No, Pietro. Non lo senti? Cimpo, cimpo. No, io sento 500. Cimpo. No, no, ok, non dico 500. Non stare lì, Pietro. No, lo so, è pericoloso. Ti sei preoccupato per me? Sì, e ho perso anche ho perso un sacco di potere. Guarda quel poverino infilato là. Guarda che musica. Sì. Gasante, molto epico. Ricordo un po' la colonna sonora di Wild Arms. Non ci ho giocato purtroppo, quindi non te lo so dire. Ma a te piacciono però sì, è un po' GDR vecchio. Se c'è quel tipo di di RPG vecchi. Strategici non molto. No, non è uno strategico, okay. È un a turni. No, allora sì. Tra l'altro c'è nella PSX, la PSX Classic. Ah sì, PSX Wild Arms, vero? Sì, sì. Kid Boy. Ah, non è un ideogramma, è tipo un simbolo del bodybuilding. Come se fosse un ideogramma, lo vedi? Sì, sì. Bellissimo. Non so se la parola bellissima è quella che avrei utilizzato, esatto, io, però. È morto, forse. Aspetta. Mai dire, Abietto è morto, non so quante volte con i vostri precedenti. Sì, è morto. È morto. Dai, che c'è. Dai. Dai che c'è l'ultimo. L'ultimo? Come fai a sapere che... Sì, vabbè. C'è la cutscene, quindi è l'ultimo. No. Ha detto ce l'abbiamo fatta. Mika si chiama. Iguzo! Andiamo, ma verso dove? Forse c'è ora lo stage finale. Sì. È lo scontro finale, Pietro. Dovremmo utilizzare lui, è Botai. Dovremmo utilizzare tutte le nostre possibilità di energie. Sembra Toro dei Cavalieri dello Zodiaco. È proprio, però adesso non è molto forte, Pietro. Io percepisco la sua potenza al di qua dello schermo. Non Io so se sono, riusciremo a sconfiggerlo, Pietro. Sono distratto dai suoi pettorali. Io dal suo vestiario. Sì. Di nuovo. Sempre lui guidiamo. È morto. Ricordiamo di premere start. Così è una cosa comica. Infatti. È subito. Yaro. Cos'è Yaro? Yaro è tipo Kono Yaro. Kono Yaro. Ma che Yaro. Game over. Subito. Lui ci sta parlando. Sì, vorrei sentire cosa dice, ma è impossibile. Se anche lo sentissi, credo non lo capirai perché. Unissimo? No, non sento niente. Però sono rimasto solo. Cioè, sono rimasto solo. Sì. Io sono morto. Mi sono sacrificato. Dio mio! Ma non lo stai colpendo. Non gli stai facendo niente. Là devi colpire. No, la cosa, la... Sì, lo so che, però... Ho la testa dopo che non ha sparato. Non mi spara più... Intanto accelera che sei lento. Aspetta. Dopo che spara forse lo puoi colpire. Ah, prendi tutto, porca troia. Guarda, le dita messe così. Distruggi tutto, dai, salva l'universo. Ha la testa odiatissima. Ma lui non era... Era Botebir? No, che palle. Spara dei tizi, arrotolato. Attenzione. Grande, distruggi l'altro cannone e ti do tutti i power up. Cioè, immagina un tizio che si fa impiantare dei cannoni su tutto il corpo. Io penso che Boteibiru ci sia nato con questi poteri. Spero più che altro. Oh oh, ora da cosa faccio spara? È normale, fuori schermo. Che cos'è? È finito. Cos'è successo? Non dovevamo distruggerlo veramente. Ora ci sarà il vero boss. Sono confuso. Anche io, sono confuso. Ora ci sarà il vero boss. Vai. Sei tutti noi, devi proteggere l'universo. Madonna. Schifo. È una fabbrica di muscoli. Un eroe. Che bruttura, passa in mezzo. Ah, sono entrato dentro Boteibiru. Può essere? Può essere. Questa è la musica di apertura.
Vero, è lui, che schifo. Minchia, mi sono cacato. Minchia. Sei un grande. Sei iperconcentrato. Si sta restringendo. Si sta restringendo, sta morendo. No! Io non ci sono, Leonardo. Ci riprovi così. Forse non ce la faccio. Provaci, dovresti aumentare io, altrimenti lo salutiamo qui, perché c'è un quadro, tra l'altro, dietro la figura qualcosa, non si capisce. Ma sono di più sti cosi. No, tornate al vostro posto voi due morti. Noi due morti. Ti spara l'altro dei pezzi di cervello, ha dei ricevitori. Sì. Ma mica dopo il cervello ci sarà il cuore, lo stomaco. No, non c'è più un cazzo. Perché lo togliamo sto gioco, non c'è più niente dopo. Hai ragione. Il magico potere del quit. Del rage quit. Esatto. Il rage ormai ha consumato tutto. Tu non stai notando tutti i miei scatti di nervosismo? Li sento. Li percepisci? Cioè, se qualcuno arriverà a vedere il video fino a questo punto, qualcuno potrebbe skippare per vedere se finiamo il gioco. E vedrà questa magra figura. Stiamo facendo la storia, Pietro. Dove io ho perso. Non credo, perché un sacco di gente l'ha finito. Ti ricorda il one coin, no? Sì, ma quanti sono sopravvissuti per raccontarlo? È vero, quel video potrebbe essere postato ed è morto. Ah, cazzo. Ah, signore. Ah, manco lui ce la fa più. Con questo Dame Kanoka. Che riassume un po' il gioco, non pensi? Sì, cioè, ci abbiamo provato fino in fondo, ma... Ah no, il pene censurato. Vorrei farti una lezione censurato. Chi ti piace? Chi preferisci? C'è scritto là. Chi preferisci? Tutti qua. Chi preferisci dai personaggi che abbiamo visto nel gioco? L'uomo va. Queste sono le persone arrestate per fare. Penso il che sia sì, aiuto. Sì. Intanto faccio delle pose così. Chi preferite allora tra la rana toro mucca o l'uomo vasca? Io penso che siano i migliori. Questi qua dobbiamo. Ma il primo, lo Schwarzenegger con senza capelli. È lui. Mi piace. Ah no, scusa, intendevo lui. Sì, l'uomo vasca. Mi era piaciuto molto. Ma la rana toro merita. Cioè quella bocca che si allunga. Sì, quell'effetto molto bello. Ho detto bello. Hai detto bello, ma non volevo dire di bello. Che proviene da un'altra da questa galassia. Niente. Allora, ci siamo divertiti in qualche modo. Sì, è stato. È stato interessante. Pensavamo che il gioco fosse fatto meglio, sinceramente, da quello che avevamo intravisto nei gameplay. Scherzi, un capolavoro. Nel senso, a livello di gameplay fosse strutturato un po' meglio. Invece abbiamo visto questa caterva di cose. Muscoli. Di nemici indistruttibili, perché il power up per prenderlo ci stai troppo. I boss che non muoiono mai, anche in modalità easy. Troppo squilibrato. Però magari, non lo so, allenandosi un po'. Certo, il power up veniva più facile. Comunque, l'abbiamo scoperto. Possiamo parlarne, sì, possiamo dire, sì, che lo conosciamo. Abbiamo scoperto questi fisici. Vorrei conoscere questi attori, diciamo. Penso che siano morti in un incendio tutti quanti. questo non l'abbiamo visto, questi. Sì. Bene, noi vi salutiamo. Anche perché la stanchezza. Voi che siete arrivati a questo punto del video, magari ci vedrete anche skippando. Seguiteci, supportateci. Perché non letteralmente. Non seguiteci letteralmente. Cioè, seguiteci. Non fate questo, non try disertone. No. Seguiteci, mettete like al video, iscrivetevi al canale perché ne faremo altri, ci stiamo prendendo gusto nonostante. Quindi ne faremo altri, magari non solo della rubrica giochiamo in giapponese, ma anche altre rubriche tipo giochi più strani che non necessariamente in giapponese. Insomma, sperimenteremo. Abbiamo già una lista molto lunga con cose anche peggiori. Quindi state connessi, spammatelo, condividetelo, proponete anche qualche titolo. Fatelo diventare la vostra religione. Esatto, non è detto che dobbiamo esserci solo noi, quindi
buona continuazione, buonanotte. Qualsiasi cosa stiate facendo, facendo, buonanotte, noi ci diciamo buonanotte. Speriamo di non sognare, la vedo dura. Al mio tre posa da macio? Uno, anzi, san, ich, ni, san, huo!